Alex non è un assassino. A questo punto mi chiedo se a qualcuno sarebbe importato davvero qualcosa se fossi stata l'ennesima donna uccisa. Esprime molta rabbia Maria Cotoia, la madre di Alex Pompa, il giovane che il 30 aprile 2020 a Collegno, Torino, uccise il padre Giuseppe, intervenendo durante una lite per difendere sua madre. Il 13 dicembre scorso, la Corte d'Assise d'Appello di Torino ha condannato il giovane a una pena di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni. Questo rappresenta solo l'ultimo capitolo di una vicenda che fin dall'inizio è apparsa estremamente complessa. Secondo le ricostruzioni, quella sera il padre Giuseppe, un uomo violento e ossessivamente geloso, aveva minacciato la famiglia di morte, urlando frasi agghiaccianti: «Vi ammazzo, vi faccio a pezzettini!». A quel punto Alex e il fratello Loris avevano inviato un messaggio di aiuto allo zio, mentre la madre si sarebbe rifugiata in bagno. Davanti agli inquirenti, Alex aveva dichiarato: «Ho visto mio padre andare verso la cucina. Allora l'ho anticipato, ho preso un coltello, poi non ricordo più nulla». Il giovane ha inflitto al padre 34 coltellate, utilizzando 6 diversi coltelli. Inizialmente, nel processo di primo grado, era stato assolto per legittima difesa. I giudici della Corte d'Assise avevano ritenuto che agisse per proteggere sua madre da una possibile grave violenza, forse persino letale, scegliendo così tra la vita e la morte. Tuttavia, la Corte d'Appello ha sostenuto la tesi opposta del pubblico ministero. Quest'ultimo aveva ripetutamente descritto l'azione di Alex come eccessiva rispetto al pericolo effettivo che si presentava per lui, la madre e il fratello. Pertanto, per la Corte d'Appello, l'azione non può essere considerata legittima difesa, bensì un omicidio a tutti gli effetti. Secondo le leggi vigenti, la condanna prevista sarebbe stata di 14 anni di carcere senza possibilità di riduzione. Tuttavia, prima della sentenza definitiva, i giudici d'appello hanno manifestato il loro parere, ritenendo eccessiva la condanna a 14 anni. In seguito a ciò, il giudizio fu sospeso e si è fatto ricorso alla Corte Costituzionale, l'organo che valuta la conformità delle leggi rispetto alla Costituzione, affinché esamini la legittimità della norma che proibisce la riduzione della pena in casi come questo. La Corte Costituzionale ha stabilito, di fatto, che fosse possibile applicare le circostanze attenuanti per ridurre la pena. La nuova sentenza ha quindi considerato le circostanze attenuanti di disturbo psichico parziale e di reazione ad un'ingiustizia, ovvero provocazione, come prevalenti rispetto alla circostanza aggravante del legame familiare. Ciò ha portato da una richiesta di 14 anni a una condanna finale di 6 anni, 2 mesi e 20 giorni. Tuttavia, quest'ultimo verdetto è stato vissuto come una sconfitta dalla famiglia, come ha dichiarato il fratello Loris. «Alex deve essere assolto perché ci ha salvato la vita. Se vogliamo che qualcosa cambi, se vogliamo evitare che le donne continuino a morire e che non ci siano più casi come quello di Giulia Cecchettin, la sentenza non può essere questa. Non siamo assolutamente d'accordo». L'avvocato difensore, Claudio Strata, ha manifestato sconcerto, esprimendo critiche soprattutto sulla decisione di inviare i documenti alla procura per valutare le testimonianze della madre e del fratello dell'imputato. Secondo quanto dichiarato dal legale, erano già stati ascoltati separatamente la notte stessa del fatto. Per i giudici di primo grado erano affidabili. I giudici d'appello sono stati di diverso avviso, questo è difficile da accettare. Nel dispositivo, la madre e il fratello sono stati definiti reticenti e poco credibili e pertanto saranno oggetto di un'indagine per falsa testimonianza. Nonostante ciò, la difesa di Alex, che ha nel frattempo adottato il cognome della madre, ha dichiarato che continuerà la propria lotta legale.